Bentornato nel mio canale YouTube. Ti auguro una giornata favolosa. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per chiarimenti. Oggi è domenica 18 luglio 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Pesci. Segno fortunato. Tranquilli di giorno, sprint la sera. Giornata tranquilla, se siete di turno lavorate di buon grado, ma senza sudare. In vacanza vi godete il relax dando un'occhiata nei dintorni o gustandovi qualche chicca d'arte o natura, ma senza strafare. Partecipazione emotiva media, piacere e godimento più che buono. A vostro favore giocano il Sole e Plutone, fa niente se tra loro bisticciano, nei vostri confronti parlano di bei sentimenti, sincerità, emozioni condivise. L'unica nota a preoccuparvi un po' le compagnie frequentate dai vostri figli. Sono bravi ragazzi cresciuti con ideali adamantini, ma con quello che si sente in giro. Serena la serata col passaggio lunare in segno d'acqua, dove subito lancia un trigono realizzativo con il vostro inquilino Giove. Momento magico, dunque, per i sentimenti, le emozioni, gli ideali, perché finalmente se le vacanze iniziano proprio oggi, raggiunta la località prescelta e disfatti i bagagli, cominciate a godervi questo magico interludio, antidoto alla quotidianità. Un documento scritto che può essere una lettera, un'email, un atto, un fax. Può essere anche un libro ricevuto in dono, un dossier, un resoconto, un bilancio. Assegni e risarcimenti che arrivano per posta o per vie bancarie. Messaggi e dichiarazioni. Dedicate un po' di tempo a voi stessi, alla cura dell'aspetto e del vostro look. In effetti, avreste bisogno di una piccola revisione. Una persona vi deluderà improvvisamente, cercate però di non farne una tragedia e, potendo, di soprassedere. Non abbiate fretta di concludere un accordo con chi, fino ad oggi, si è mostrato sempre poco disponibile ad accettare le vostre condizioni. Se le cose da fare oggi vi sembrano troppe, cercate di selezionare quelle che per voi sono più importanti e riservate loro tutto il tempo necessario per farle bene. Oggi provate a staccare dai social, siete troppo coinvolti e questo non è bene. Staccate la spina dai social e vivete un po' all'aria aperta, andando in giro per negozi o solo godendovi un momento intenso di relax. Buone nuove per commercianti e professionisti. Attenzione a colleghi maliziosi che potrebbero spettegolare di voi per mettervi in cattiva luce con superiori o collaboratori. Bene le coppie giovani. Anche questa volta Urano è dalla vostra parte, ma c'è un Plutone che rallenta tutto e quindi vi sembrerà di vivere a rallentatore. Qualcuno vi segue in gran segreto e nutre tanta stima per voi. Il suo maggior problema è di non essere libero ed è per questo che non si fa avanti. Buone prospettive per la mattinata di realizzare piccole cose che però si dimostreranno fondamentali per il pomeriggio e la serata. Impegnatevi e concentratevi di più nelle vostre consuete occupazioni. Non abbiate paura di condividere i vostri sentimenti con il resto del mondo. Tante nuove attenzioni riaccenderanno in voi la passione e un po' di romanticismo. Una trattativa di lavoro avrà esito positivo. Coordinate il lavoro, se vi può far sentire meglio più a vostro agio, ma ricordate che l'aiuto degli altri vi sarà quasi indispensabile, quindi non tiratevi indietro. Venere in aspetto neutro da Leone fa allontanare un po' quella fase di completezza e di benessere che avevate sperimentato nei giorni scorsi. Niente di grave, solo che farete fatica un po' di più oggi a inserirvi nel tran tran quotidiano. Ad alcuni di voi, specie se nati alla fine del segno, diciamo dal 15 al 20 di marzo, non dispiacerà affatto ricreare, in serata, con gli amici un clima di festa, improvvisando, come solo loro sanno fare. La giornata di oggi non è indimenticabile per il vostro segno, e così l'intero weekend. Le tensioni e i problemi ultimamente non sono mancati. Un periodo di stress che prosegue anche in questi giorni. Possibili problemi economici e indecisioni in amore. Meglio fermarsi e capire bene da che parte andare. Cari pesciolini in amore, se ci sono problemi, vanno risolti entro il 22 del mese. Sul lavoro, invece, è il momento per iniziare a progettare come muoversi per il futuro. Novità in arrivo. Oggi troverete intorno a voi persone disponibili e responsabili,
qualcuno che comprenderà le vostre esigenze e che vi verrà incontro proprio come voi farete con loro, senza alcun problema. Lavorerete a stretto contatto e con grande affiatamento. È proprio quello che vi ci vuole per ritrovare il ritmo giusto, la fiducia nel prossimo ed in voi stessi. Poi sapete bene che da cosa può nascere cosa, quindi non chiudetevi alle possibilità che vi si presenteranno. Domenica impegnativo su lavoro, se siete di turno, o in casa vostra per rimodernarla e pulirla da cima a fondo o provvedere a riparazioni urgenti prima delle vacanze. Questa la direttiva di Venere e Marte iperattivi nella vostra sesta casa, quella che parla anche di salute, ribadendo che, su questo fronte, state più che bene. A vostro favore lavorano anche Plutone in sestile, indizio di amicizie magliarde, e il Sole cancerino, simultaneamente in trigono al vostro segno, all'esimio inquilino Giove e alla luna pomeridiana che passa in Scorpione, chiudendo il magnifico trigono d'acqua dove è dolce tuffarsi, specie se si tratta delle profondità dell'anima. Amore ed Eros, amore a 360 gradi per il partner, i figli, il quattro zampe, gli amici, insomma per il mondo intero, soprattutto per la natura, per la quale stravedete, facendovi in quattro per salvarla. Il pianeta ringrazia e insieme a lui anche i randagini a cui, nonostante la ria sorte dovuta al solito proprietario disgraziato che per andare in vacanza non capisce più nulla, siete riusciti a trovare una sistemazione e una casa piena di gente affettuosa che li ama ... proprio come voi amate il vostro fido omicio. Se siete single, gli astri vi vorranno presto vedere innamorati. Un incontro esaltante vi spalancherà le porte di un sentimento nuovo, autentico e, soprattutto, ricambiato. La luna nel passionale Scorpione e il sole nel sensuale del Cancro in serata, continuano a proporvi, si avventure indimenticabili di quelle che gratificano il vostro io, ma si tratta di avventure effimere e, ora, questo non vi basta più. Sentite il bisogno di condividere pienamente, con l'anima, la mente e il corpo, un nuovo amore, dove vi tuffate completamente. Lavoro e denaro, se siete in viaggio godete vela e non pensate ad altro, dopo un anno così difficile questa vacanza ve la siete pienamente meritata. Da soli, con gli amici, con le persone care e se il vostro quattro zampe per ragioni personali lo dovete lasciare a casa, avrete naturalmente fatto in modo che sia curato e coccolato dai nonni. Niente pensione a 5 stelle. La sentirebbe troppo la vostra mancanza. Naso sui libri per gli studenti alle prese con l'ultimo esame, qui non si bada al calendario, si studia e basta. Piacevole comunque anche la fruizione dell'arte, della musica e della letteratura per tutti. Vacanza non significa gettare il cervello all'ammasso, fare assembramenti e comportarsi in modo socialmente pericoloso, siete responsabili e dovrete continuare a esserlo. Oggi in ufficio c'è Maretta. Forse un nuovo responsabile non approva il vostro approccio. Cercate di elaborare un compromesso senza esacerbare gli animi. Sarebbe controproducente. Il vostro obiettivo è l'indipendenza. Il vostro buon carattere vi consente di buttare acqua sul fuoco di alcune polemiche che si creano tra colleghi oggi in ufficio. Un bel Nettuno vi dà virtù conciliatorie eccezionali, specie se siete nati dal 9 al 14 di marzo. Benessere, felici e contenti in viaggio, lì qualunque cosa accada continuate a stare benone, perché la felicità è il miglior vaccino, il miglior schermo protettivo che possa esistere in natura. Sogni significativi a cui prestare ascolto, nelle loro complicate trame potete leggere la vostra situazione psicologica, i problemi che vi affliggono anche se non ne siete ancora del tutto consapevoli. Profumo del giorno, lilla o gelsomino lilla anche per gli indumenti, rasserena ma non abbiocca. Da poco avete iniziato un allenamento e vi sentite già affaticati. Qualche dolore è fisiologico, soprattutto se, come al vostro solito, volete fare troppo in poco tempo ritrovandovi poi a dovervi fermare. Per lei, sogni significativi, che hanno qualcosa da raccontarvi e magari vi aiutano a capire anche voi stesse il groviglio delle vostre emozioni. Se poi credete nell'aldilà e nei messaggi che possono provenire dai defunti, tenetevi cara questa esperienza, quasi come una prova che non tutto si spezza. Per lui, degli amici potete fidarvi ma solo fino a un certo punto,
Qualcuno è invidioso della vostra felicità e della fortuna che vi è capitata, potrebbe remarvi contro. Non ce la farà, ma sarebbe comunque un'esperienza amara. Colore delle emozioni, verde acqua. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.